Let's go! Bentornati ovetti su Mario Tennis Aces! Nello scorso episodio abbiamo completato il trofeo stella, ottenendo un bel niente. Ma in questo episodio finalmente faremo un torneo online, perché adesso, mentre registro, è il 1° luglio. Ciò vuol dire che possiamo sbloccare il prossimo personaggio, che, da quello che so, dovrebbe essere Koopa. In ogni caso, vediamo un po' se funziona tutto quanto e andiamo avanti. Nel frattempo vi invito, come al solito, a lasciare un mi piace / un non mi piace e ad iscrivervi al canale. Vediamo un po'. Bonus. Gioca almeno una partita per ottenere questo personaggio. Nessuno è più rapido di Koopa. Sfreccia da un punto all'altro del campo e poi piazza un'elegante smorzata per mandare in tilt il tuo avversario. Credo vada bene una partita standard, ok? Più che altro perché voglio solamente sbloccare il personaggio. Penso di usare... tanto perché posso... Facciamo Bowser Jr. e poi per il resto dell'episodio... utilizzerò, penso, Koopa. Quindi cerchiamo un avversario. E a quanto pare lo sta cercando, quindi attendiamo. Nel frattempo... poco tempo fa dovrei aver pubblicato sul mio canale, o meglio nella sezione community, ok, siamo contro Mario, una specie di post, insomma, dove vi chiedevo: ehi, sicuramente io non sono perfetto, anzi sono il ritratto dell'imperfezione, quindi ditemi quali sono le cose che secondo voi di me non piacciono alla gente. L'ho detto malissimo, però non importa, adesso proviamo. Ok. Oh, fuori! Perfetto. 15-0. Quindi sbizzarritevi anche qua sotto. Allora, 30-0. Perfetto. Inoltre mi avete detto: Tonks, devi essere meno robotico. Il problema è che quello sono io, non ci posso fare assolutamente nulla. Ok. Ok, così. Col taglio. E adesso ti inganno. Esatto, 40-0. Perfetto. Tanto l'importante è vincerne solo una. Poi, l'ho già detto, utilizzerò Koopa. Quindi, vai così. E siamo 1-0, perfetto, gioco. Inoltre, mi avete detto che devo provare a non usare sempre il colpo intenso per distruggere le... per distruggere le racchette, quindi non lo userò più. Ok, perfetto. E ho fatto benissimo, 15-0. Turbo Jet si chiama questa schivata, insomma. Proviamo un po'. Ok. Ok. E adesso andiamo. Ok. E non ce l'ha fatta. Va bene così? Va bene se provo a non colpire le racchette avversarie, nonostante il gioco lo consideri una strategia buona, a quanto pare. Ok. Perfetto. Ok, 40-0. Il torneo online sembra in realtà abbastanza lungo, quindi cerchiamo di andare avanti in fretta. Perfetto, abbiamo già vinto. Quindi dovrei aver sbloccato Koopa. Il punto è: posso lasciare Bowser Jr. per utilizzare poi subito Koopa? Intanto l'abbiamo stracciato a Framp J, quindi va bene. Adesso vediamo un po'. Più 8 punti e bonus della vittoria 28. Yeah! Ora puoi giocare con Koopa! Un regalo per aver partecipato al torneo online. È un po' brutto, ho capito che magari ha molto senso utilizzare... No, torna al menu, torna al menu. Ha molto senso utilizzare questa strategia, insomma, ossia... Ehi, sblocca il personaggio appena partecipi, però almeno vincerne una al posto di solo partecipare. Sarebbe un po' meglio, secondo me, però è un mio gusto. Poi non so. Ora, standard ancora perché stavolta, no, ricomincia, perché voglio utilizzare Koopa. Il video è su Koopa, eccolo qua giù, e quindi usiamolo un po'. Koopa è velocità, quindi andiamo, vai! A quanto pare abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 incontri per finire questo torneo. Proverò ad andare più avanti possibile. Spero di non incontrare persone troppo forti, ovviamente. Però, che ci posso fare? Credo sia completamente randomica come cosa, quindi andiamo. Siamo contro Donkey Kong. E chissà chi è per primo al servizio, insomma. Ok, vai.
contro Donkey Kong. Intanto che carica. Ok. Comunque, non so se questo gioco ha problemi simili con... Oh, mamma mia! Ma aspetta, ho cliccato B! Cosa diamine è successo? Proviamo un'altra volta. Ok, ho capito, è veloce però non in quel senso. Oh mio... È inusabile, Cuba. Cuba? Sì, Cuba si chiama, non Cuba. Ok. Oh mio Dio. Perfetto, 15 a 0. Anzi no, 15 a 30, che è 15 a 0, per carità. Ok, a quanto pare questo Koopa non lo so usare particolarmente bene. Ok. Oh mio Dio. Ma perché resta nel guscio? Vabbè, grazie. No, l'ho salvata, l'ho salvata. Ho cliccato Y. A quanto pare non so per niente usare Koopa. Oltre al fatto che non so giocare. Oh, ouch, questa può fare male. Ok, l'ho bloccata. Il punto è che c'è colpi così potenti. Vabbè, grazie, no? Sta vincendo lui e mi sa che mi sconfigge subito. E io che volevo provare almeno il colpo speciale di Koopa. Ah, e saranno così le partite online multiplayer, eh? Ossia... Ok. Va bene. Ok. Fregato, perfetto. Fiuff. Vediamo se riesco a fregarlo un'altra volta. Ok. Ok. E andiamo. Ok, perfetto. Barra massima, grazie. Non posso fare niente io. Non riesco a capire come si fa. Oh, 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 oh. Colpo al corpo. Ok, deve battere lui, giusto? Sì, ok. Quindi proviamo a vivere. Ok. Adesso prova tu a beccare il mio colpo. Salto roteante. Mi sa che questo è vero che lo para. Però non dovrebbe essere in grado di respingerlo completamente a tutta forza. Quindi proviamo. Esatto. Ok, e adesso basso. Oh no. Sta prendendo tutti i colpi migliori lui. Perché io sono nel guscio e non ho capito perché resta nel guscio, Koopa. Ok. Ok, vuole fare il colpo. E vai così. Oh, l'ha rifatto. Ok, questo mi becca e mi distrugge. A meno che non provo a pararlo. Ora. No. Gran peccato. Questo scambio di colpi era buono. Quindi questa partita durerà un bel po', mi sa. Soprattutto perché Koopa non lo so per niente usare, a quanto pare. Ok. No. Perché Koopa è così? Perché si muove in questo modo? Non ha molto senso. Ah, colpo al corpo. Yay. Ok, abbiamo capito. Sta vincendo Donkey. Almeno ho mostrato un po' Koopa. Yay. Queste sono cose che ovviamente non taglierò, perché la gente deve capire quanto mi faccia schifo a questo gioco. Ho cliccato Y. Va bene. Va bene. Sai però, Koopa, se tu non ti mettessi ogni 3 secondi dentro il guscio sarebbe meglio per me, in effetti. Grazie. Ci provo, ma non vi assicuro niente. Ora. Haha, parità. Ok, perfetto. Forse la recuperiamo un po', ma non neanche tanto. Oh, perché va così? No. Perfetto. No. Ok, vantaggio di Donkey Kong. Sto Andre è forte, o forse io faccio schifo. Ok, basta. Mi avete detto che ripeto sempre le stesse cose, quindi proviamo a variare un po'. Acitrezza. Non lo so neanche io perché ho detto acitrezza. Vabbè. Grazie, ha vinto Andre 88. Ora, devo però capire. Sono io che non so giocare? Ed è molto più probabile questo? Oppure Koopa che non è buono come personaggio? Vabbò, non importa. Ovviamente i punti vanno caricati sul server. Torna al menu principale, vediamo un po' se possiamo provare qualche altra cosa.
Perché alla fine questo è l'episodio di Koopa. Mi sembra bruttissimo non usare Koopa. Va bene, facciamo solo Koopa ancora, dai. Ho detto che avrei fatto Koopa, quindi dovessi perderne altre 7, utilizzerò solamente Koopa. Cioè no, spero di no, ovviamente, però... Ehi, cerca l'avversario. Ok, Benz, che usa Bowser. Quindi, un Koopa contro il suo re. Sempre se il campo non si abbassa sotto le due tacchette... E tutto riesce a funzionare, perfetto. Allora, vediamo un po' chi vince tra il Koopa barra Drago e la tartaruga normale, insomma. Ok, dai, vediamo un po'. Oh, cominciamo benissimo davvero, eh. Vai così. Oh, va bene, sì. Colpo stellare vincente, ho capito, sta vincendo Bowser. Ah, ma perché fa così? Non ha molto senso quello che fai, eh. Come... Ok, va bene. Koopa dovrebbe essere un... personaggio velocità. Giusto? Allora perché non riesco a fare niente? Ok. Proverò dopo ad usare un altro personaggio, tanto per vedere se davvero Koopa è buono o no. Perché non lo so usare, a quanto pare. Magari ha una meccanica che deve essere vista un po' meglio. Ah, ok, perfetto. Ha sbagliato lui. Palla del gioco. Sta già vincendo lui. Dai. Oh, addirittura? Ah, troppo presto. Ah, ha vinto lui. Giusto, mi ha fregato. Tonks alla battitura, anzi al servizio. Vediamo un po' se riesco a fare qualcosa adesso. Ok, mo l'ho fregato un po' io, eh. Uso le tue stesse tattiche, mio caro Benz. Risposta vincente, sì, ci credo. Ok. No. Ok, seriamente, dopo altre due partite, questa e un'altra, provo subito se è un mio problema oppure è Koopa che fa schifo. Perché seriamente non riesco a capire. Intanto hai failato. No, non ha failato, non ha failato. Ok. Sì. Non riesco proprio ad usare questo personaggio. Oddio, non che io sappia usare altri personaggi, ovviamente, però... Ehi! Ok, bene. Ah, ovviamente. Vabbè, o mi rompe la racchetta oppure vince, quindi vediamo. E... Ah, neanche provo ad andare lì. Perfetto, ha vinto Benz. Ah, devo allenarmi un po' con Koopa, allora, se voglio usare bene Koopa. Nessun problema. Conferma, dai. Mio Dio, quanti punti ha Benz. Credo che il torneo, o meglio, i vari tornei, l'abbiamo visto prima, un attimo solo. Quanto durano? 30 giorni, 2 ore e 8 minuti, quindi sì, questo è il torneo di luglio. E quello credo sia il punteggio del torneo. Probabilmente, proviamo ancora standard. Sempre con Koopa. Sì, lo so, aspetta un attimo. C'è un modo per vedere qualcosa? No, eh? Perché ho giocato meglio con Bowser Jr. che con Koopa. Potrebbe essere il lag? Non credo sia il lag. Ok, dai, riproviamo con Koopa, dai. Statistiche vittorie 33%. E solamente, vorrei far notare, ho vinto solo quando non ho usato Koopa. Quindi proviamo a cercare un avversario. Ok, contro Van Gregr, che utilizza uno Yoshi. Perfetto, quindi abbiamo il dinosauro contro la tartaruga. Vediamo un po' cosa riesce a fare lui e cosa non riesco a fare io. Ovviamente i controlli, ma li sappiamo già, grazie. Allora, vediamo un po'. Van Gregr al servizio. Spara allora, spara. Sono pronto. Ok. Ok. Ok, vai così, così almeno riesco a colpirlo. Vabbè, sì, grazie. Colpo stellare vincente. Non ho ancora capito perché Koopa deve per forza entrare dentro il guscio quando cammina. Non può camminare così. Ecco, perché fa così? Ok. Sì, ci arriverò tra 3 secoli e mezzo. Ho usato almeno il colpo speciale una volta. Sì, una volta sola l'ho usato. Vai, Yoshi, vai. Vai, Yoshi. Ok. Non mi freghi. Oh, ho 0 carica. Non posso fare niente. Va bene, va bene. Palla del gioco.
palla del gioco. Vai. Ok, forse qualcosa riesco a farla. No, assolutamente no, non riesco a farla per niente. Perché mi rallenta il... Ok, finalmente una palla potente l'ho mandata. E giù. Fregato. Ok, 15-40. Finalmente una microscopica chance di caricare il colpo. Ok. Ok, ora fa il colpo speciale. No. Ok, ho fatto il colpo. Ora fa il colpo speciale. Beh sì, grazie. 1-0 per Van Greg. Va bene, tocca a me. Vediamo un po' che riesco a combinare qua. Ok, ottimo addirittura. Perfetto. Ok. Parata. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. No. Ah, ho capito che deve fare il Koopa. Oh, finalmente l'ho capito. Ah, in pratica non bisogna caricare il colpo. Non sempre, allora. Tentar non nuoce. Vai così. Oh, e non l'ho mirato là apposta, ovviamente. Ancora. Ah, peccato R. Ok, perché io sono abituato a caricare i colpi. Invece Koopa non deve caricare quasi mai il colpo. ancora tentar non nuoce. Vai così. Ok, ci arriverà. Direi proprio di sì. Ma tanto per... Staltoroteante. Prova a colpirla, la prende, mi sa. No, troppo presto. Però, ehi, io non ho mirato alla sua racchetta, ok? Ho mirato al lato della sua racchetta. Ok, palla dell'incontro. Mi sa che l'unica chance che ho è davvero caricare la mia barra al massimo. E poi... Ok. Vabbè. Ok. Sta puntando sempre là. Ora punta là, lo sapevo che lo puntava là. Perfetto. Troppo presto? No, ho bloccato. Però l'ho bloccato anch'io. Ok. Vabbè, non ci arriverò mai. Ha vinto Van Greg. Yeah, buon per lui. Va bene. Si sapeva già che facevo schifo a Mario Tennis. Ora l'abbiamo... Beh, cerchiata questa cosa. Quindi va bene così. Yay. Che bello. Ok, proviamo a cambiare personaggio. Mi avete detto che alla fine Boo è buono, quindi proviamo con Boo. Vediamo se funziona. E magari riesco a fare qualche colpo decente al posto di rotolare nel mio guscio. Comunque sì, la meccanica base di Koopa è non usare colpi caricati, quindi non fate come me. Usate i colpi non caricati. Intanto siamo contro Rec Gil 12, che usa Waluigi, che è un PG difesa, se ho visto bene l'altra volta. Vabbò, vediamo un po'. Al servizio c'è Rec Gil 12. Ok, vediamo un po' se con Boo riesco a fare qualcosa oppure no. Vai. Ok. Oh. Ok, ho capito che devo fare. Questo devo fare. No. 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 Ho cliccato Y 50 volte ma non ce l'ho fatta. Vorrei far notare il suo tipo di servizio. Sta molto vicino alla... sì. Grazie, sì, punti assicurati. È un biricchino questo coso qua. Ok. No, no. È bravo. Ok, cioè no. Però sì, lo è, basta, fine, vai. Ho caricato e ho lasciato il colpo caricato, ma non importa. Cambio campo, vediamo un po' se adesso riesco a fare qualcosa essendo Boo. E lancio, ok. Questi colpi qua. Ok, hai fatto la tua stessa tattica, ciccio. No, ho cliccato R. Ok. Cosa succede? Lag, 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 lag.
Ah, ce l'ho fatta. Oh, fuori. Peccato davvero tanto. Stava andando decentemente adesso. Ok, perfetto. 15-30. Forse posso recuperare un altro po'. Ok. Oh, il colpo di grazia, devo stare attento. Esibizione sgargiante, sta vincendo lui, vero? Sì. Time, stop. Non ce la faccio, che tiro tremendo, grazie. Grazie mille, va bene, nessun problema. Palla dell'incontro, ovviamente. Cominciamo già con la palla dell'incontro. Oh, ok. Allora, quindi la strategia sua credo sia il puntare sempre più vicino. Oh, colpo al corpo, perfetto. Vantaggio? Sì, parità. Ok, una cosa che non capisco è perché faccia così ogni tanto. No, ho cliccato indietro. Devo cliccare in diagonale in basso a destra. Ok, vai. E così almeno riusciamo a vedere il colpo speciale di Bu, quindi... Parato? Sì. Però non ci arriverà mai. Ok, perfetto, parità. Ah, wow, i colpi curvi di Bu sono estremamente toghi, però, Smettila di stare così. Ok, colpo al corpo. Mi sa che questo è il rischio di fare sempre con le palline a fianco alla... non è una racchetta, è una rete da tennis, ok. Ok, lo becco stavolta. Oh, e che giro che ha fatto sto Bu. Mamma mia. Mi avete detto che in effetti Bu è un ottimo personaggio. Un attimo che mi carico. È un ottimo personaggio. Però non mi aspettavo così tanto. Ok. Ok. Ecco cosa vuole fare. Vuole fare lui colpo al corpo a me. E sta vincendo pure, manco a dire. Dai! Sto sbagliando tutto. E la gente vedrà questo video perché non mi vergogno di mostrare quanto faccio schifo a Mario Tennis. Come fa? Va bene, tocca a me, vediamo se riesco a combinare qualcosa. Lui intanto ha tutto quanto la carica, vero? Sì. Ok, proviamo anche noi la sua strategia adesso. Cioè, fai un colpo caricato piccolo. Ok, spreca pure i tuoi colpi, perfetto. 15-15. Perché lui ci riesce o no? È il tipo di personaggio, vero? Mi sa proprio di sì. Cosa ho fatto non lo so, ma ho fatto punto, quindi va bene lo stesso. Cliccato il pulsante. Non riuscirò mai a capire come funzionano queste cose. Proviamo a fare così, almeno forse andiamo in parità. Oh no, ha fatto il colpo speciale suo. E in effetti c'era il rischio. Va bene. Ora. Ok, perfetto. No. Ah, ha vinto lui. Va bene. Nessun problema. Ok. Lui è a 180, anzi 218, quindi vuol dire che ha giocato un po', ma poco, più di me, ma poco. Questo video fa così schifo, e non posso, ah, vabbè, pazienza. Ok, torniamo al menu, proviamo un'altra partita con Koopa, sempre contro però, stavolta senza torneo online, proviamo direttamente un multigiocatore, ok? Perché alla fine abbiamo capito che nei tornei faccio schifo. E anche in generale faccio schifo. No, aspetta. Non è contro la CPU, eh. Eccolo qua. Ok. Quindi proviamo almeno a lottare dove non ci sono rischi. E per rischi intendo... Non c'è motivo di stare in ansia perché il punteggio non sale, non vedete le sconfitte e compagnia varia. Ok. Ok, Marius.
proviamo a fare qualcosa, vediamo se riesco a fare almeno una partita senza perdere. Ha scelto il bu, vero? Quello che fa le palle curve che fanno paura. Ovviamente ha scelto il bu. Va bene, proviamo. Marina, arena, sera. E a quanto pare comincia lui. Credo. Boh, vediamo. Allora, comincia lui, sì. Comunque, sì, le palle curve di Boo fanno seriamente paura, quindi vai. Appunto! Fregato, forse. No. Mi sa che non lo posso fregare a questo qua. Facciamolo muovere un po', così almeno... No! Mi spiace. Ho imparato il trucco della palla piatta da quel tizio là. Oh! Così in fretta? Il tempo di respirare un secondo. Comunque la palla adesso è mia, quindi ora vado io. Ripeto. Non si può. Devo vincerne almeno una. Non mi interessa assolutamente nulla. Ma devo vincerne una con Koopa. Poverino. Io adoro Koops, ok? È uno dei miei personaggi preferiti di Paper Mario. Quindi vai. Ok. In pratica le sue palle vanno sempre all'esterno. Perfetto. Questa è la meccanica di Boo. Ok. Non ti azzardare nemmeno, ti ho visto. Ok. Fa lui il colpo speciale, lo sapevo. Come lo fa a fare così in fretta? Cioè, e clicca R e poi spara subito? Come si fa? Vai. Andrà verso qua, lo sapevo. E invece andava dall'altro lato. No, ripeto, finché non ne vinco una, anche dovessi tagliare 50 miliardi di volte, lo farò. Ok, colpo al corpo. Un punto l'ho fatto. Dai. Ora chi è al servizio? Lui o io? Io, perfetto. Vai così. Ok. Va bene. 2 a 5. Si arriva a 7. Fammi un colpo che posso ribattere così. Perfetto. 3 a 5. Oh, ha cambiato il tipo di attacco. No, ho fatto fuori. Sono scemo. Gli ho regalato un punto perché mi ero fissato con il fatto che io devo mirare più in fretta, eh. Vai. Ho almeno capito un po' come si lotta contro i Boo. Però seriamente, dopo questa partita ne farò, penso, infinite finché non ne vinco almeno una, però. No. Ora non me ne frega proprio niente. Vai. No. Vai. Allora, non devo stare al centro. Ok. Ok. Adesso, palla piatta. Cambio. L'ha fatta apposta. Ok, 5 a 6. Forse. Forse. Palla dell'incontro ancora sua. Ok. No. No. Come ho fatto a fare... Erano dei facepalm quelli, tanto per dire. Non mi interessa. Questa è la partita che ho giocato meglio. Quindi forse sto imparando ad usare Koopa. Non importa. Via alla prossima. E... questa è davvero l'ultima che faccio. Stefan. Vai, Stefan, sono pronto. Appena clicchi tu A per cominciare. Stefan? Stefan! Stefan! Non posso... Ok, perfetto, vai. Vediamo prima tu chi scegli. Dai. Sto aspettando. Io sono qui, non mi muovo. Ok, Waluigi contro Koopa sia. Mamma mia. Aspettano per scegliere il personaggio con cui si trovano meglio contro e poi rimbalzo forte. Yeah, Marina Arena, dai, gioco standard. L'ultima partita
deve andare bene. Questo video di non so quanti minuti non mi interessa. Devo farne almeno una decente di partita. Dai. Vai così. Ok. Cambio. E non puoi attaccare. Perfetto, 1-0. Sono un po' frustrato, si vede. Ok. No. No. Ok. Perfetto. E giù. Ok, 2-0. Piano piano. Piano piano. Ce la farò a capire come si gioca. No. Vai giù. Ok, ha rallentato il tempo, buon per me. Ok. E adesso R. Non puoi controbattere, non ce la fai. Perfetto. Questa sta andando bene. Finalmente sta andando bene una. Ho capito in che senso è un personaggio velocità. In pratica si muove bene nel campo. Ok. Mi spiace, mi spiace. Hanno usato la stessa strategia contro di me. Sai che ti dico? Vai così. Troppo presto, non mi interessa. No. Vai. Vai su. E vai di là. E vai laggiù. Ok, ha fatto il colpo speciale. No. Ok, mi sono sbagliato per un secondo. Ma ho recuperato, quindi va bene. Ora sicuramente la manda laggiù. Ok, ce l'ho fatta, non so come. 5-0. Wow, che cosa è successo? Palla bassa. Ok, quindi la palla bassa funziona, almeno contro Stefano si chiama, abbiamo visto? Sì. È italiano? Mi sa di sì. Vai. Palla dell'incontro era, non neanche ho visto. Boh. Tanto per non rischiare. Sì, finalmente abbiamo vinto una partita. Ok, bene così. Ora basta. Devo allenarmi off camera, per forza, ok? Ho fatto una pausa di 3 giorni dall'ultimo video che ho registrato di Mario Tennis. Devo per forza allenarmi online. Devo scegliere un personaggio e usare quello. Adesso basta, torna nel gruppo. Abbiamo finito, quindi mamma mia, sono robotico adesso. Nella prossima parte di... Mario. Sì, è Mario, ma non quell'altro Mario. Stavo per dire Mario più Rabbids. Nella prossima parte di Mario Tennis Aces vi comunicherò quando giocherò in multigiocatore. Quindi attendete. Penso di comunicarlo domani. Cioè, quando esce il video, insomma. E quindi controllate la sezione community del canale, perché lì scrivo quando gioco, o meglio a che ora. Dovrebbe essere la sera. Le live arriveranno, credo, il 4 luglio. Non voglio farvi false promesse, però dovrebbero essere questa settimana, ok? Quindi vi saluto. See you next time. Mio Dio. Mio Dio. Ah, alla fine ho vinto un torneo.